Questo è il girone della Lazio, che così sulla carta, cara Frida, mi sembra abbordabile, giusto? Beh, insomma, che Atletico Madrid che fuori casa non è abbordabile, che dici te? No, però potrebbe arrivarci già da qualificato. Speriamo, perché Manfredi, ci sta un po' di confusione nei spogliatoi, lo stai vedendo la Lazio che sta facendo, sì. Adesso, a parte gli scherzi, Manfredi, una squadra come la Lazio che l'anno scorso è arrivata seconda e stanno sta sprofondando, c'è qualcosa che non va, Manfredi. Attenzione, Frida, attenzione, perché un nuovo mecenate. Eccolo qua. Eccolo qua. Cinque abbonamenti. 5 abbonamenti. Red Lab 87. E là, in alto. Spam di mecenate. Per il signor Red Lab. E qui, spam di Dallas e Ben. Scrivici di che squadra sei, Red Lamb, e per adesso si aggiudica la maglia del capitano Falco. Occhio, occhio. Prego, prego Frida, scusi se l'abbiamo interrotta. Ti stavo dicendo, ci sono dei problemi sicuramente con l'allenatore, Manfredi, ti voglio dire. L'anno scorso la Lazio ha vinto con tutte le big, è arrivata seconda e sei scempio. Stanno, hai visto che crollo. Manfredi, abbiamo perso con l'ultima in classifica sabato, è stata una cosa indegna. Delle volte loro sono indegni di indossare la maglia storica della Lazio, credimi. Come quindi si è stasera sentita? Si devono come fare sentita, per forza. Frida? Eh? Come si è sentita domenica? Delusa, perché casa del Milan non si può perdere, Manfredi. Abbiamo giocatori in gamba, mi parlano tutte ballerine in campo, non va bene, capito? Quindi lo Tito è incazzato, il dirigente sportivo è avvelenato. E se stasera non si vince, Sario, mandalo via. E chi te prendi? Cioè, Manfredi. Attenzione, il buongiorno di Frida. Avanti, Lazio. Frida. No, ne so, c'è la voce da trance, Lazio sta appena mi sveglio. No. Io ho problemi ai cordi vocali, Manfredi, fa su e giù, capito? Vabbè, ce l'abbiamo tutti appena svegli, non si preoccupa. Allora, ascoltami, Manfredi, comunque io spero di vincere, perché Champions sta andando bene la Lazio, un campionato no. Però ti posso dire, Manfredi, poi chiudo qua, perché non posso averci sulla parola io. Nel caso ma chi se ne frega, certo, tanto se no, prego, Manfredi, se non mi buttano fuori adesso, mi buttano fuori fra un po' il scempio. La Lazio deve riprendersi il campionato e di corsa, Manfredi, capito? Attenzione, perché Red ne dona altre 5 e a questo punto vuole la maglia del Falco più della sua vita. Grande Red. Mamma mia, Red Lamb, 10-0. No. Red Lamb, questa può essere la tua giornata. Occhio. Occhio là. Può essere la tua giornata. Occhio là. Il laziale e il Red Lamb. Ma che tu, si dice? Manfredi, non viene su. Red Lamb? Allora, sì, sì, ci dissociamo da quello di prima. Cioè? In ogni caso, nel caso ci dissociamo, era una battuta, però ci dissociamo. Sentiamo la macchina lì in viaggio per l'Olimpico. Ecco, sentiamo Augusto. Augusto, dice qualcosa della partita. Sì, ma quanto sta andando? 120. Sì. Vabbè, si può. Sì, ma, in un centro urbano non mi sembra eccessivo. Basta in autostrada. Ah, in autostrada, ok. Santa pace. Allora, lei non guarda. Allora, no, una partita, come ha detto Frida, complicata, più che per lo stato emotivo della squadra, più che per l'avversario. È chiaro che però in Champions questa squadra ha trovato delle motivazioni in maniera autonoma, visto che è un po' la vetrina che tutti sognano di giocare. C'è qualche problema di formazione, ce l'hanno anche gli avversari, però ecco, oggi c'è un solo risultato da ottenere. Non credo che Sarri però sia a rischio, almeno ad oggi. Credo che eventuali valutazioni verrebbero fatte qualora perdesse con il Cagliari, ecco. Però al momento non mi sento di dire che il risultato di oggi sia così influente sul futuro di Sarri. Certo, è indicativo per capire o meno questa squadra se ha dell'orgoglio, se ha delle motivazioni al suo interno per riprendersi da quella che è stata una figuraccia. Per favore, ce l'ha la cintura, sì, non che si ce vede, l'ha, ce l'ha, si vede, ce l'ha, calma, calma.
Allora, ce l'abbiamo la cintura, ce l'abbiamo. Boemi, come arriva il Celtic a questa partita? Meno velocemente di loro, allo sicuramente stadio. Non bene. L'ultima partita il Celtic ha pareggiato col Motherwell 1-1 in casa, sbagliando anche un rigore, e il Motherwell l'ultima azione con Ogbike è andata a pareggiare 1-1. Sicuramente il Celtic ha due defezioni importanti, una è lì all'Abada, l'israeliano ala sinistra, e l'altro è Luis Palma, l'attaccante honduregno. Io credo che io credo che il Celtic comunque voglia vincere questa partita, anche se non ha la possibilità ormai di raggiungere il posto in... però Brendan Rodgers, l'allenatore del Celtic, ieri in conferenza stampa ha detto: noi dobbiamo giocare per vincere per la prima volta da quando esiste questo formato Champions League una partita fuori casa. Il Celtic è una delle poche squadre ancora nella storia europea a non vincere fuori casa dal 92-93. Questa potrebbe essere la prima vittoria fuori casa della storia del Celtic. Adesso noi spateremo questa cosa del Celtic, come abbiamo fatto casa l'Ernitana, ha vinto con noi, capito? Dai. Comunque quelli a disposizione della Lazio, se rimetti le formazioni, sono più forti della titolare del Celtic. Cioè, per te la panchina della Lazio... Scusa, Sepe, Magro, Isai, Ruggeri, Pellegrini, Rovella, Camada, Basic, Isaksen, Castellanos è più forte quindi, del Celtic. Quindi, Matoci, stai dicendo che non c'è... No, Basic non c'è. Allora avete letto. Basic non c'è, non sta in lista, santa pace. Tutto sport. Basic non sta in lista, però. Tutto sport. Ragazzi. Una svista di un giornale perfetto... filo laziale come tutto sport. No, assolutamente. Notoriamente filo laziale, direi. E da come dice anche qui, ragazzi... scusa Manfred se ti interrompo, ma io vedendo la formazione qua, 4-3-3, secondo me non giocherà Turnbull... che è praticamente l'ala che ha fatto gol contro il Motherwell, ma giocherà O, quindi l'attacco sarà Furuashi O. Sì, sì, volevo scritto sentire O-H. Il parere di Geremia. Ma Turnbull non era un portiere? Sì, che... La Lazio secondo me vince. Manfred. Sì. La Lazio stasera vince. Possiamo andare tranquilli. Bravo Geremia. Geremia, la faccia della sicurezza. Ma il wifi un po' meno. Dai, Augusto, incredibile. Sintetico ma efficace. Non ho mai visto una connessione così instabile. Comunque, come però scusami, Ciscione, non so Nino che ne pensa. Mi sembra che la cosa detta dai Matoci sia abbastanza emblematica, semplice ma corretta. Cioè, non puoi non vincere questa partita. Esatto. Nonostante le assenze, non puoi. Concordo, ma io credo che la Lazio vincerà e si qualificherà agli ottavi di finale. Credo che il Celtic, ovviamente, come ho detto prima, voglia vincere, però il divario tecnico, soprattutto in casa, è troppo ampio. Solamente dicendo che Joe Hart, il portiere del Celtic, ha 49 presenze, con questa presenza arriva a 50. No, a 49 presenze, con questa presenza toccherà le quote 50 e sarà il decimo inglese nella storia del calcio europeo a raggiungere 50 presenze in Champions League. Una volta, ragazzi, quando ancora non ero così malato per il calcio inglese, intanto ovviamente Geremia va a dire. Ma non puoi mandargli un messaggio. Ho avuto la fortuna di fare una serata con Joe Hart, che aveva giocato col Milan, col Torino. Bellissimo, ragazzi, una cosa fantastica. Lui è un figo, chiaramente. Non ci facevano fare foto, però è stata una cosa, cioè veramente viva l'inglese, clamoroso Joe Hart, un'esperienza. Clamoroso. Sì, clamoroso. Tra l'altro lui è un figo della Madonna, no? Ma una domanda, ma Provedel gioca o non gioca? Perché io ho sentito che molto probabilmente non gioca. Sì, vero. Chiediamo. Allora, la febbre alta che può essere venduto a 30 milioni, No, diciamo che lo dite, non aspetta altro. No, però ieri aveva la febbre alta, secondo me la valuteranno in questo momento, ecco, è inutile fare magari valutazioni in prima mattinata.
vedranno come starà intorno alle intorno a quest'ora e poi decideranno. Ecco. Se non dovesse giocare, c'è Sepe. C'è un messaggio per Frida, perdonatemi, c'è un messaggio per Frida, ce lo ascoltiamo. Lasciamo la Genoa a 4 punti da noi e abbiamo anche superato la Lazio. Bene. Vabbè, ma ragazzi. Cos'è come si dice a Roma, Manfredi? Manfredi. Però guarda come ride. Don Buro, cos'è come lo chiamano? Don Buro, porello. Cos'è come si dice a Roma? Ah, posso dire? Vai. Secondo me, boh, vediamo. Muto la live. Tua, capito come si dice? Faccia, se può dire, e mandano tutto. Qua moriamo ammazzato. Eccola lì. Non esageriamo. Comunque Frosinone è una buona squadra, Manfredi, bisogna dirlo però, comunque c'è da dire, assolutamente sì, assolutamente. Non stai ai livelli nostri, siamo noi che siamo cascati come pigne, però mo si rialziamo.